Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020, signori, con la nostra Maullo Racing. Allora, il video parte già con un grosso problema, ma lo affronteremo fra poco. Detto questo, signori, io vi ringrazio per i like, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi su social Instagram, mi trovate come Maullo941 perché tramite le stories vi aggiorno sulle live che faccio sia su questa che sull'altra piattaforma. E vi ricordo, non come ultima cosa, ma la forse la più importante, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Detto questo, signori, partiamo con il video. Ok, il problema grosso è che è finito il contratto, signore. Dovremmo rinnovare il contratto. Il problema è che Mazzu vuole 2 milioni per rinnovare il contratto. E vediamo un attimino che possiamo fare. Lui vuole 2 milioni per rinnovare il contratto. La tua scuderia abbiamo solamente 1,6 milioni, quindi non possiamo rinnovare il contratto a Mazzu Uchida, signori miei. È stato un piacere. Ringraziamo Mazzu per la sua devozione verso la Maullo Racing, per i suoi aiuti, ma non possiamo rinnovare il contratto. Allora, bello questo, è stato un piacere Matsu, grazie per quello che hai fatto. Siccome vuoi più soldi ti posso regalare la macchina, ma non ho che farci. Dobbiamo farci un secondo pilota che sia entro 1,5 milioni. Quindi abbiamo King Elliot Ghiotto, abbiamo un pilota italiano Luca Ghiotto, interessante, Giugiu Camara, Alesi, Boccolacci, Correira, Schumacher. Schumacher prende un pincino solamente. La Calderon. Allora, signori, mi ispira molto Schumacher. Mick Schumacher mi ispira molto. Prende un milioncino. È molto umile il ragazzo. Se no, potremmo avere Giuliano Alesi, che sicuramente sarà il figlio del famoso Jean Alesi, che prende anche lui un milioncino ed è un 62 come Schumacher. Se no, abbiamo Ghiotto, che prende un milioncino e mezzo ed è un 63. Signori, io quasi quasi andrei su Giuliano Alesi, sul Giuliano, signori miei, sul Giuliano Alesi. Tutti andrebbero sicuramente su Mick Schumacher, tutti stanno andando su Mick Schumacher. Secondo me, fra Giuliano Alesi e Mick Schumacher, quello che avrà più possibilità di andare in Formula 1 sarà Mick Schumacher. Quindi noi ci vediamo. Gian Alesi, signori, proponi. Sì, quanto vuoi, zio? Ok. 1,12, 1 o 900? Proviamo 1. Dai, Giuliano, non mi deludere, Giuliano. Dai, Giuliano. Che ha detto? Accettato? Con successo. Contatto firmato, signori. Perfetto, abbiamo un nuovo compagno di squadra. Il figlio del celebre Jean Alesi è diventato un pilota della Maullo Racing. Tanti cari saluti a Mazzu Uchida, ma è sempre stato sui maccheroni, quindi va bene così. Allora, detto questo, possiamo andare avanti. Noi mi farò le prove libere off camera, cercando di imparare il più possibile sul Gran Premio di Gran Bretagna e poi ci vedremo direttamente alle qualifiche. Ok, ci siamo signori. Gara di Silverstone in Inghilterra, giro unico. Cerchiamo di fare il meglio possibile. La giornata è di merda perché sta praticamente quasi calando il sole, stanno calando le nuvole. Io mi sto distraendo perché sto parlando con Pirla. Però va bene, riusciamo a fare le curve in maniera giusta. Io, piccola parentesi, signori, ho attivato i flashback perché non poteva essere un discorso di far delle cagate a ogni Gran Premio e rimanerci e finire sempre a brutta figura. Dico, ho attivato i flashback che ci limiteremo magari a utilizzare una sola volta durante tutta la gara. Una volta al Gran Premio, non ne faremo un utilizzo spasmodico per cercare di recuperare l'irrecuperabile, però magari una volta al Gran Premio lo utilizzeremo nel caso dovesse succedere l'irreparabile. Ecco, mettiamola così. Intanto siamo secondi con la Maullo Racing, tanta roba, signori. Tanta roba, bravo il nostro Papa Maullo, dai così, siamo secondi dietro Hamilton, signori. La Maullo Racing si è svegliata di colpo. La Maullo Racing inizia a far paura a tutti quanti. Sì, anche a noi stessi. Che mamma mia, che abbiamo fatto male ste curve. Dai così, siamo settimi. Siamo settimi. Intanto abbiamo rinnovato anche uno sponsor che c'era scaduto. E abbiamo messo lo sponsor che dobbiamo, ci dà i soldi se arriviamo entro i primi 15 in qualifica, se non sbaglio. In questo momento siamo quarti, quindi ci va di lusso. Quindi dai così, dai, concentrati fino alla fine e vediamo di non far cretinate.
Proprio ora, siamo sesti. Vabbè, riuscissimo a qualificarci nella top 10, signori, sarebbe tantissimo. Settimi. Settimi. Mi sta bene, signori. Mi sta benissimo. Settimi a Silverstone è tantissima roba. Riuscissimo a portarci a punti. Riuscissimo a portare punti a casa anche qui a Silverstone. Sarebbe tantissima roba. Vediamo che ha fatto il nostro Giulianone Alessindo. Stai. Penultimo, ottimo. Era meglio Matsushita, signori miei. Era decisamente meglio Matsushita. 3 secondi. Mamma mia, che ciofega che ci siamo presi. Mamma mia, che ciofega che ci siamo presi. Era meglio Ghiotto. Era meglio chiunque pensa al posto di Alessi. Però va bene. Fiducia, fiducia. È la sua prima gara, bisogna dargli fiducia. Oh, Giorgetta. Sì. Ma non è stata una gara, Giorgia, non abbiamo fatto una gara, erano le qualifiche, tu ancora hai qualche problema. Stai già a quello è il piano, tenete d'occhio, la macchina è fantastica, in vista continuerà così. Va bene, gli è piaciuto al telaio, gli è piaciuto, mi sono proprio divertito. Mettiamola così, così siamo tutti contenti. Il nostro telaio è ottimo, la nostra power unit, la nostra power unit, il nostro motore, ma fate scherzate. Grazie Giorgia. Ci vediamo a fine gara, Giorgia. Mi raccomando, ricordate il numero di telefono. Signori, in tutto questo sono le 5:20. Voi non sapete quando io sto registrando questo video. Voi vedrete questo video alle 4, ma io lo sto registrando che sono le 5:20. Tra 40 minuti andremo in live sull'altra piattaforma. Che cosa carina! Proprio così, le cose fatte in maniera tranquilla e pacifica. Va bene. Giuliano, devi, come si suol dire, quagliare. Mi raccomando, Giuliano, svegliati, è primavera. Non mi far rimpiangere Matsushita, che ce ne vuole per farmi rimpiangere Matsushita. Gran Premio di Gran Bretagna, signori, ci vediamo in pista. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti, continuiamo così. Tu mi sa che porti sfiga, Alex. Io ho come l'impressione che tu porti sfiga. Dico, perché parli? Perché parli, Alex? Calma e concentrati, signori, dobbiamo fare il nostro. Dobbiamo fare il nostro, signori. Luci che si spengono in questo momento e partiamo. E partiamo, signori. Concentrati. Non siamo partiti male, Occhio alla prima curva. Calma, freno. Ok, va bene. Avevamo mantenuto la settima posizione. Ce la possiamo fare. Stiamo calmi. Siamo ancora in zona punti. Ci ripigliamo la posizione. Abbiamo perso un alettone. Va bene così. Bella, perfetto. Abbiamo perso l'alettone anteriore. Un pezzettino di alettone anteriore. No. No, che dici? Vado a spinta. Il mio ingegnere di pista mi ha detto di non spingere, mannaggia a te, che te devo pure ascoltare, mi stai facendo sbagliare completamente. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Non ho assolutamente intenzione di cambiare strategia. La mia strategia è portare la macchina al traguardo. Non ho altre strategie da fare. Evitare di farmi superare e portare la macchina al traguardo. Questa è la mia unica strategia da fare. Mi stanno tamponando. Cortesemente qualcuno vuole avvertire la Ferrari che non siamo in autoscontro. Grazie. Ma siamo in una gara di Formula 1. Mi tamponano. Dico ma anche no. E poi è sempre colpa mia. Dico gli altri mi tamponano, mi vengono addosso. Però è colpa mia. Va bene. Ti levi Ferrari. Sì, quello mi incita a continuare. A continuare a fare che cosa? Vabbè, stiamo calmi. Stiamo calmi, signori. Dobbiamo difendere a tutti i costi la sesta posizione, signori. A tutti i costi. Sarà difficilissimo perché appena apriranno il DRS ci sverniceranno male. Ma dobbiamo stare calmi. Dobbiamo stare calmi e pensare a fare il nostro. Non ci deve importare gli altri. Il primo giro è andato. Ci siamo difesi bene. Mamma mia, che rottura di scatole. Chi è? Neanche riesco a guardare chi è dietro perché sono troppo concentrato. Chi è? Vettel. Dico io, non ti puoi andare a fare una partita a carte. Devi rompere le scatole a me per forza oggi qua a Silverstone. Dico, non hai fatto niente in tutta una stagione di Formula 1. Con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro. Però dico, devi per forza rompere le scatole a me. Dai così, abbiamo preso un poco di vantaggio, signori. Non so come, non so per quale grazia divina. Però forse abbiamo preso un poco di vantaggio. Riusciamo a gestirla. L'obiettivo è mantenere il sesto posto, signori. Sarebbe già un risultato importante perché partivamo settimi. Dai così. Dobbiamo stare concentrati, signori. Se io non mi faccio sconcentrare da quelli che seguono, io riesco a fare un buon gran premio. Riesco a fare le traiettorie buone, questa è la parte difficile perché senza alettone questa parte è quasi impossibile da fare, infatti mi recupereranno un sacco. Eccolo, non mi dite che è colpa mia perché mi sbarello. Collisione con Vettel. Fai attenzione, evita rischi sui sorpassi o dovremo fare i conti con una penalità.
Ma non ho fatto nulla. Non solo mi vengono addosso le persone, pure colpa mia, va bene. Va bene, abbiamo comunque mantenuto la nostra posizione, l'importante era questo, l'importante era mantenere la posizione. Dovremmo cercare di guadagnare qualcosa però sul Vettel, perché questo ci svernicia male al prossimo giro. Dai così. Ecco. Io non lo posso usare il DRS, brutto scemo. Non c'ho nessuna macchina vicina. Mi dà delle informazioni stupide che non mi servono a niente. Dovrebbe dirmi a quanto sto dal pilota dietro, a quanto sto dal pilota davanti. E invece mi dice il DRS che non posso utilizzare. Ora, ma questo perché non lo licenzio? Sono andato leggermente a funghi, però va bene. Attiviamo il... la modalità sorpasso, che però la sto attivando sugli miei avversari, non su di me, perché mi stanno superando tutti quanti. Dai così. Alla prossima zona di chicane mi superano, signori. Il motore è leggermente usurato, girerà a potenza ridotta. Altro deve succedere? Qualche altra cosa, signori? Venghino, accettiamo le proposte di tutti. Qualche altra cosa? Non lo so. L'alettone è mezzo distrutto. Le macchine che mi stanno a superare a destra e a sinistra. Il motore che non va più con la potenza giusta come prima. Dico, non lo so. Volete mettere anche... No, mamma mia che derapata, signori. No, collisione con Stroll. No, ce li ho tutti. Devo fregarlo, signori. Sì, monitora quello che vuoi. No, sono andato a fragole, mi hanno superato tutti. È finito. Dodicesimo, signori. Vediamo se riesco a recuperare qualcosa qui in maniera... Ottavo, va bene. Dov'è finito? Ah, Leclerc, Vettel è entrata in box. Cioè, ha rotto le... tutto il tempo, mi ha rotto le scatole tutto il tempo, signori, che mi doveva superare per forza. E ora è rientrata in box, come se niente fosse. Ma io ti mando a prendere... a vendere i panini, dico, mamma... ma porca miseria, mi ha rotto le scatole tutto il tempo a farmi andare male in traiettoria. E poi se ne va ai box. Ma io ti mando a quel paese con biglietto d'andata senza ritorno. Ditemi voi se è normale. Mi devo difendere così. Ditemi voi se è normale. Dai così. Perché mi si è rotto la lettura? Dico, avevo fatto le qualifiche bellissime. Sì, va bene. Me ne ricorderò, zio. Grazie per questo tuo suggerimento importantissimo. Ho sbagliato la traiettoria, mannaggia. No. Mannaggia, mi ha superato. E quando lo risupero io a questo? Quando lo ripiglio a questo? Mannaggia, io devo arrivare a punti, signori. Devo arrivare a punti. C'ho il DRS. Boh, attiviamo il DRS. Sono nono. Sono a un posto dal punteggio, signori. A un posto, mamma mia. Dai così. Dai, macchinina, non mi deludere, macchinina. Macchinina, non mi deludere, ti prego, macchinina. Siamo a una posizione dai punti. Dai punti, devo portare dei punti a casa, signori. Devo riuscire a portare dei punti a casa. Siamo all'ultimo giro, ok. Riusciamo a difenderci secondo voi in quest'ultimo giro? Dobbiamo difenderci per forza con le unghie e con i denti. Per forza, signori. Voglio questi due punticini, per forza. Dai così. Concentrati. Il problema è che parlando uno si distrae perché non riesce a mantenere la concentrazione stando zitto. Abbiamo dietro Ricciardo. Ce la possiamo fare. Stiamo calmi. Calma e sangue freddo. Calma, relax, come direbbe qualcuno. Calma. Dai così, macchinina. Dai macchinina, corri. Corri, macchinina. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Dai. Mezzo giro è andato. Abbiamo l'altro mezzo giro da fare. Qui siamo andati a funghi, ritorna subito in carreggiata. Ok. Mamma mia, se c'era Ricciardo in traiettoria lo prendavamo pesantemente proprio. Ai, no. Non so chi ho urtato, però non mi interessa. Non è un problema mio. No! Ci hanno dato una penalità o è un'impressione mia? Ma tutti mi devono superare. Tutti mi stanno a superare. Impressione mia, mi hanno dato una penalità di 2 secondi.
Ormai non mi serve più l'alettone. Te lo puoi portare a casa, te lo regalo. Ti regalo il mio alettone. Non mi serve più l'alettone. Io non ho capito se mi hanno dato la penalità. No, ho bruciato così, no, però, no. Ma ha bruciato sulla linea. Allora, sono arrivato decimo. Sono arrivato a punti. Io non ho capito se mi hanno dato una penalità di 2 secondi. Pilota del giorno Pierre Gasly. Pierre Gasly. Va bene. Va bene, sì. Mamma mia che sudata. Mamma mia che sudata. Mi fate vedere se mi hanno dato la penalità o se siamo riusciti ad arrivare decimi. C'è un autoscontro, signore. Un autoscontro. Basta perdere mezzo alettone e hai perso praticamente la stabilità completa della macchina. Vediamo. Signori, non mi hanno dato nessuna penalità. Che botta dei ciappette, signori. Siamo arrivati decimi. Un punticino ce lo portiamo a casa e non ci lamentiamo. Il nostro Giuliano San Giorgio dove è arrivato? Giuliano è arrivato 16esimo. Porca miseria, quel Giuliano Alessi. Si è rifatto completamente. Si è rifatto completamente in gara. Partiva 20esimo. Grande Giuliano, grande Giuliano. Oddio, abbiamo fatto fuori noi Sainz, Vettel, Leclerc, li abbiamo fatti fuori noi. Però lui è riuscito a superare qualcuno. Buono così. Vediamo un attimino la posizione in classifica. Siamo ottavi a 42 punti. Niente, Sergio Perez se n'è andato. Ocon, fermi tutti. Il nostro rivale in classifica, Ocon, è arrivato 12esimo. Dagli così, l'abbiamo battuto, signori. Bella così, bella così. Va bene carissimi, allora io per questo video vi ringrazio. È stato un bellissimo testa a testa fino alla fine. Siamo riusciti a portare un punticino a casa e di questo sono soddisfatto. Detto questo signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Ah, aspettate, no, mi ero dimenticato di Giorgia. Scusa Giorgia. Ai fan è piaciuto, ma lo spero che ai fan sia piaciuto. Stai superando ogni aspettativa. C'è qualcuno o qualcosa che può fermarti con questo pacchetto aerodinamico? Ah, manco so di che stiamo a parlare. Va bene così. La traiettoria è mia. Sebastian ha sbagliato completamente. Tiè, così buttiamo fango su Sebastian Vettel. Due sole domandine. Va bene. Ci sta. Va bene così. Ripetendo, signori, riprendendo il filo del discorso, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram. Detto questo, signori, noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video. Bella raga, ciao!